ovviamente preferisco non farle sentire per non violare appunto il copyright. Andiamo al match contro il prossimo avversario che è Hideo Itami. Allora, attenzione, ragazzi. Oh, Fletcher, com'è andata quella storia lì della... No, mi dispiace che non riesco a leggervi tutti, a parte che siete un casino stasera. Quindi primo sfidozzo con Hideo Itami e poi vediamo se veramente ci sarà la possibilità di prendere la cintura e vediamo un po' cosa succederà. Spero veramente che Kevin Owens non interrompa anche questo. Allora, mi metto le cuffie, ovviamente. Se no non sento un cacchio. Oh, ragazzi, io intanto vi leggo, ma Fletcher, la storia della borsa? Sì, magari più avanti, sì, poi vediamo. Allora, vediamo un po', dai. Facciamo prima la sfidanza qui con Hideo Itami, vediamo un po' cosa succede. Spero ragazzi che non vada a scatti, se no devo interrompere come al solito su OBS ed andare su PS4. Spero di averlo settato bene stavolta, vediamo un po'. Dipenderà tutto dall'upload se regge. Bah, ci crediamo. Oh, attenzione! Quindi difficoltà, ragazzi, normale, eh? Slam! Cazzo! Ragazzi, ditemi se l'audio del gioco è troppo alto, ma non credo. Credo di averlo settato bene. Oh! Va bello! La stai rischiando, te! E sbam! È subito così, carissimo Itami. Finora credo di averle perse tutte contro Itami, ragazzi, però ve lo dico subito. What's your take on Hideo Itami tonight? Definitely looking confident in this Oh, 101 ditemi environment. We're sempre going to find out a lot here tonight. Head to head, se no va, se si excuses. vede bene, Let's ragazzi. get it Oh. on. Cosa fa? No, troppo tardi, porca miseria, porca. Devo allenarmi un po'. Ah! Che frega. Ma che merda? Non va bene, non va bene, ragazzi. Ma Itami mi batte sempre, mi ha rotto le scatole. Ok, che il mio personaggio c'ha un livello basso di. Ascolta, basta. Oh. No, di nuovo, cambia mossa, cacchio, dai. The range of emotions here is startling. There's almost an unknowing of what to Oh, dai, expect. che I know, fai? I Non mean, frenare, eccola lì, lo this match is sapevo. gonna be so Sbam! unpredictable. I just can't Toh! wait. Stavolta te l'ho fatto io il reverse, però. Beccati qua! Taking out the Bellissima legs questa, here. bellissima. Mi sto gasando io stesso delle mie mosse, praticamente. This Bam! guy's a Questo fa male. machine. Perché è veramente potente come gomitata. Cazzarola, si è liberato di. Oh, Itami, veramente. Tommy Per reversing it. liberarsi Incredible. da. King, you know, you Dalle mentioned mosse è Itami's veramente learning English. Make incredibile. no mistake about it. This kid is working Ma dai, ma overtime to vai. protect, to fully immerse himself in our culture. Cerchiamo di non He's dire definitely parolacce, però. committed. You are right again, Michael. When he's not hard at work learning our language, he's at the Oh! WWE Performance Maleducato! Center working on his game for hours Kevin on Owens end. mi apre a questo Hideo punto, Itami will ragazzi, not guardando be questo denied his match. shot at greatness. Però anche è giusto, nel wrestling si perdono tantissimi incontri anche perché l'avversario ladra, quindi è giusto perdere. Spesso. Hey, the shoulders No! are down! Mamma mia, ragazzi, io quella cosa lì la odio. Anche perché tante volte ti va di sfiga se non sei preciso, ragazzi, e io vi posso assicurare che in quella cosa lì non sono preciso. Vedete, lui continua a fare il reverse delle mie mosse, mi sta sulle balle sta roba. Dai, Miracle, svegliati. La perdo di nuovo. Questa è già 80. Tra poco mi fa la mossa speciale. Sono anche gialla.
Tommy is fairly new to the American sports entertainment scene, but that doesn't mean he's not an accomplished competitor. Tommy, dai, fagliela una mossa. Legendary status in his homeland of Japan. Where I might add that Tommy is a former tag team champion, junior heavyweight champion, and heavyweight champion. It's no wonder he's a big deal in Japan. Ok, grazie ragazzi. Comunque ditemi sempre. My God, his body's been through hell and his ribs. Come va, Intanto stiamo legnando di brutto. I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Oh, out of nowhere! Gli ho fatto un reverse della Madonna. Sbam! He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Somebody's gonna get hurt in this match. Non è probabile, però, ragazzi. Cioè, lo vedete anche voi. Oh, no, 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 no. L'ho preso, meno male. Meno male, qua mi ha mandato un po' di culo, ragazzi. Vediamo se riesco a fare la mia special. Se riesco a fare la mia special, ci siamo. Non mi interessa di fare spettacolo, ma devo vincere assolutamente. Perché Itami finora contro di me l'ha vinto tutto. Alzi, dai, ma perché non fa la special caricata? Sbaglio. No, lo sapevo io. Lo sapevo che doveva fare lo strudel. Per non dire altro. Toh, ribaltata. Brutta schiappa. Sto rischiando un po' e dovrei chiudere il più presto possibile. Però non mi fa fare la special caricata. Anche perché mi sa che la DDT non la puoi fare, forse, caricata. Vediamo. Non è possibile. Non me l'ha fatta fare, ragazzi. Non me l'ha fatta fare. No. Alzati. Toh, t'ho fregato. Dai con la special. Ma sei una schiappa di me. Che ragazzi, che fastidio quando non fa le special in tempo. Però c'ho una finals, eh. No, 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 no. No. Che buco di culo. Dai, lasciami, Tami, ho rotto le palle. Per favore, dai, che devo fare. Dai, per favore. No, 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 alzati. Alzati, Miracle. Che porca merda. Non è possibile, l'ha ribaltata di nuovo. Ma che cosa c'ha sto ragazzo? Beccati ste manate. Bam. Attenzione, attenzione, attenzione. Vai su, Miracle, vai su. Toh! Dai, mossa finale, ragazzi. Dai, schienalo, schienalo. No! No! Ma vaffanbriciolo. Ma porca di quella merda, guarda. Sì, e beh, certo, perché lui le ribalta sempre. E alla prima mossa non ci casca mai, porca miseria. Ma dai, ma per favore, va. Ma mi ha distrutto, io lo sapevo. Oh, mai, mai una volta, cacca. Eccola lì, mi ha fatto pure la special. Adesso mi fa la final. E sono bello che nella merda. Va bene, bravo, sei il più forte, hai vinto. Toh! Dai, alzati però adesso. Recupera. Ancora, ma che fa? Dai, legnalo così. Spaccalo. Bam, attenzione. Alzati, brutta schiappa, alzati. Dai, però stavolta concentrato. Alzati il chiappone. Concentrato. Attenzione. DDT. Attenzione. Alzati. No, 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 non stare così, Miracle. Non stare così. Alza. Vai, fai la tua mossa finale. Mossa finale dopo la DDT. No, no. No. No, 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 no. Potevo fargli lo schienamento dopo la DDT, ma questa, ragazzi, è veramente pesante sta situazione. Mi ha rotto le balle questa. Oh, wow. Mi ha rotto veramente le balle, cioè, non è possibile. Le schiva tutte, le mosse finali le schiva tutte. Itami è veramente una...
merendina, per non dire altro. Eccola lì. Ma che mossa finale di merda c'hai, ragazzo? Ma che mossa finale di merda c'hai? Ma per favore, lasciami stare. Miracle però sei veramente una schiappa internazionale, proprio. Guardate dove... Ma vai a cagare. Ogni volta, ragazzi, vi posso assicurare che ogni volta che gioco contro di lui le mosse finali le ribalta tutte. Non perde mai, cazzarola. Face di sta cipa. Com'è andata? Come sta andando la live, ragazzi? No, quasi quasi vi metto, vediamo se riesco a mettervi qua. Ma sto facendo una giocata da circo, Ok, vediamo se qua già funziona un po' meglio. Vediamo se riesco a leggervi un po' meglio, va? Allora, come sta andando la live, ragazzi? No, fighi, ragazzi, peccato che non riesco a leggervi bene. Ok, grazie, ragazzi, perché è importante che mi diciate come va, perché tante volte OBS ci dà problemi e chi mi segue sempre nelle live ve lo può assicurare, che ci sono sempre problemi con OBS. Però mi piace il fatto che c'è questa situazione qua, ragazzi, dove potete vedere appunto le persone che hanno fatto la donazione. Questa è una cosa veramente molto bella. Sta bene, grazie. E questa è una cosa veramente molto bella. E soprattutto, ragazzi, se ci sono delle donazioni, praticamente viene fuori un messaggio al centro dello schermo. Quindi chi farà la donazione, esce un messaggio al centro dello schermo col suo nome, e in più poi si aggiunge agli altri due nomi sopra. Intanto, ragazzi, credo di aver fatto una pifferata, di aver lasciato su il titolo prove di streaming, e quindi sto cercando di andarlo a cambiare. Aspettate un attimo, Vado un attimo a cambiare il titolo su Twitch, lo aggiorno e vediamo un po' cosa succede. Se riesco, e poi ricominciamo, ragazzi, facciamo l'altro match. Allora, quindi cambiamo il titolo e mettiamo... No, in questo momento no, grazie. Sì, ma più che altro Fletcher credo di essere io che non lo setto bene, perché ancora devo capire veramente un po' come funziona. Quindi, ragazzi, praticamente come funziona questa cosa qui? Che chi fa la donazione spunta il suo nome in basso al centro, quindi ci sarà scritto, che ne so... Beppinello ha donato 2 euro e poi si aggiunge a gli altri sopra. Allora, vediamo un po'. E questo sicuramente, ragazzi, mi aiuta a migliorare la postazione di gioco, a migliorare tante cose, anche i programmi di editing, perché comunque un supporto, ragazzi, ovviamente non vi chiederò mai di farlo perché deve essere una cosa spontanea vostra, se volete sempre aiutare, però se no niente, io continuo a fare questo perché comunque mi diverto. E lo faccio sempre per voi, ragazzi, non mi interessa sinceramente. Ma perché non ho la possibilità di andare subito contro? Vabbè, è giusto fare anche un po'. Alimira col contro Enzo Amore e It Slater. Vediamo. Quindi cos'è? Ho la sensazione che perderò anche questo. Ragazzi, vi dicevo anche prima, ve lo ripeto di nuovo, non posso far vedere le entrate dei wrestler perché le musiche sono coperte da copyright. Siete 16. Buono. Attenzione. Eccolo, ma perché tutti e due contro di me? Pestatevi anche tra di voi, bravi.
Che io intanto leggo un po'. No, ho detto Sbeppiniello. Quindi Sbe... con la S, Sbeppiniello. Oh, ribaltone. Vengo anch'io. Bam! Mossa in due, ragazzi. Vieni qua, pifraio, tu. Ok. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment. Come fatti squalificare? Ah no, beh, no, voglio farli seriamente gli incontri, anche perderli mi piace. Ma... E voi direte, ma come ti piace perderli? Ma sì, ma perché nel wrestling, ragazzi, ci sono veramente tante sconfitte, quindi. A proposito, chi. Comunque, chi di voi piace il wrestling? Ma cosa ne pensate della vittoria di Roman Reigns? Oh, stai lì, No, ci penso io a te, tu non ti preoccupare. Sbam! Anche a te ci penso io. Vieni qua, dove vai? No, io ho capito che tu vuoi prendere a schiaffi lui, però... ribaltone! Come sei aggressivo. Makes the foul. There's the save. The match continues. One thing's for certain, it doesn't matter who he's in the ring with. Heath Slater doesn't lack an ounce of self-confidence. If you pull up what Heath Slater's been able to pull off, you'd be confident. Parecchie cose qui, perché qui il primo che schiena vince, ragazzi. Quindi devo anche essere concentrato e ribaltare la situazione quando vedo che uno degli altri schiena. The excitement in the air is palpable for this no-holds-barred contest. Yeah, and that's because they know these competitors have free reign to do whatever they need to pick up the win. Allora, ho letto che qualcuno ha detto che WrestleMania era scontata. Allora, ragazzi, adesso però parliamoci chiaro. Molto è scontato. Però, secondo me, per come è stato trattato, anche se poi non è un grandissimo wrestler, non è un papparappappà, non è un ciccipupupù, però secondo me Roman Reigns, per come è stato trattato, visto che non quando l'aveva vinta inizialmente gli è stata tolta subito e in maniera non corretta, meritava questo. Siccome ormai il wrestling è quasi tutto scontato, ragazzi, attenzione, perché qui Enzo ha fatto qualcosa di ingombrante. Glielo faccio anche rifare, vai bro. Sì, e io te lo faccio schienare, guarda. Dai, vieni su, dai. Sbaglio. Oh, ma ti ho aiutato. Sei proprio un menestrello. Aiutami, Slater. Intanto Enzo Amore continua a distruggermi. Oh, la merda. Ah! Oh, ma perché tutti e due contro di me? Oh, prestatevi un po' tra di voi che leggo la chat. Ma io di team non è che me ne piacciono molti, ragazzi. Me ne stanno sulle balle tanti. Però piacermi quasi nessuno. A me piacciono Roman Reigns, The Rock. Basta. No, scherzo, mi piacciono un po' di tutti. E anche se diciamo che non è assolutamente face, però Charlotte è veramente qualcosa di clamoroso. Mi piace una cifra, ragazzi. Nonostante è cattivissima, anche Sasha Banks, ragazzi, è troppo simpatica. Intanto io li faccio pestare fuori. Sasha Banks è troppo simpatica, ragazzi. Veramente. Però Charlotte, nonostante sia cattiva, comunque, che fa la parte dell'heel, però è veramente una... è clamorosa, appunto, non dico altro. Non so la vostra opinione sulle ragazze, eh. Adesso hanno fatto anche il titolo, avete visto che hanno creato la cintura.
Sbam, attenzione perché io credo di avere la special, però ragazzi, dovrei anche provare ad utilizzarla, ma la vedo un po' difficile, bella questa. Qui Slater l'ho aperto, ora prova a risalire un attimo perché... Sì, vieni. Ma mi stai aspettando? Ma scusa, vieni qua. Bam! Attenzione! Questa era bellissima. Però non posso nemmeno starli così perché rischio di brutto. Vieni qua, Pifferolandia. Attenzione ragazzi, perché ci sono grosse possibilità di fare bene qui. Se riesco a prendere la giusta piega all'incontro posso fare bene. Ma non so effettivamente. No. Merda. Ma che cosa fa? È andato sull'arbitro. È andato sull'arbitro. Adesso chi è che conta? Ma che pifferaio. Sbam. Adesso le prendi, però dai che l'arbitro si sta rialzando. Adesso ne devo approfittare. Faccio questa. E poi vado da Slater che... No, mi ha preso lui. Ma mi ha spaccato il braccio. Perché mi tenevo il braccio? Dai, alzati, Miracle, che sei l'unico sano ancora lì, dai. Gli altri due sono aperti. Attenzione perché gli stiamo facendo una mossa doppia. E qui Enzo Amore secondo me ha sbagliato, perché ora siamo io contro di lui, perché Slater non credo che si rialzerà presto. Vediamo un po' cosa succede. Attenzione, bot, risposta. Attenzione. Provo la mossa finale. La provo. È andata. Dai, arbitro. Attenzione ragazzi, attenzione, guardate che forse ce la faccio. Arbitro. Conta. No. E basta con sta storia però. Porca di quella miseria. Porca, basta. Cioè ogni volta ti faccio la mossa finale, faccio tutto. Ma vaffan brodo. Cosa fa? Adesso basta. Stai giù. E anche te, non ti credere che... Riproviamo. Dai arbitro. No, all'ultimo. Cazzarola, che match. Mi dispiace che non leggo i commenti, porca miseria. Oh, attenzione perché adesso cercherà di schienarlo con tutte le probabilità, no? Io intanto faccio un po' di spettacolo, guarda. Anche per caricarmi la barra della mossa speciale. Dai, fai la tua mossa, dai. Che poi tocca a me. Bellissima! Bellissima! Ti meriteresti tantissimo, ragazzi. Bam! Oh, mi ha ribaltato. Anch'io! Ma che match, ragazzi! Ribaltamento su ribaltamento! Attenzione perché sblocco la special. Potrebbe andare proprio su Slater, ragazzi, la special. Attenzione, vediamo. No. Non va su Slater. Bam! Attenzione perché sono tutte e due a terra. È una situazione abbastanza incredibile questa. Vediamo, arbitro. E no, dai, non è probabile, però arbitro, che cacchio, cioè, ma cos'è che sta succedendo? È incredibile, non finisce più sto match, poi alla fine lo vado anche a perdere dopo averlo dominato, ne sono sicuro. Beccati questo non era male. Dai. Sbam! Adesso devo andare un attimo su. Attenzione perché mi ha picchiato. No, dai, ce l'avevo. Attenzione perché mi sta fregando a me. No, mossa finale ha fatto. Ma mi libero. Ma che match, ragazzi. Questo è fighissimo, sto match. Poi me l'ho commentata alla fine.
Alla fine, quando posso leggere i vostri commenti, mi commentate il match. Ma perché tutti a me, no? Grazie. Ma proprio che match! Mi hanno arato però in questo momento. No, no, no. No, arbitro. Slater, aiutami. No, su di me, Slater, dai. Attenzione, no, Slater, stai attento. Alzati, Miracle, alzati. Merda, devo cercare di non fare questa cosa qui, di farli contare. Allora, adesso devo stare molto attento perché... Attenzione, perché Enzo Amore probabilmente sta rifacendo la mossa finale, eh. Gliela faccio fare e poi mi dedico a distruggere lui. Ok. No. Could have been all over right there. Yeah, I've been in similar positions in there. Take it from me, Cole. It doesn't get much closer than that. Adesso Slater però è lì che sta aspettando, porca miseria. È un match abbastanza complicato perché entrambi sono top. Arbitro, dai. E non è probabile. He's still down after that. It starts to feel like a broken record with that move. Ribaltone anche qui. Today, too fast. I don't know what's gonna grande, here. Dai. Fie, siamo a pezzi tutti i ragazzi qua, eh. Ancora con sta mossa. Basta, basta. Cosa fa? Bravissimo. Caro Enzo, però adesso ti becchi questa. Ma sono tutti distrutti. Io potrei schienare Slater, però. Vediamo. No, non me lo fa fare. Che brutta schiena. Cos'è? Bella. Dai, schiena qualcuno, però, dai. Arbitro, dai almeno una. Non è probabile. Basta, io ci rinuncio perché veramente... Dai, liberati, Miracle. Non è il momento di arrendersi, Miracle, alzati. Bravo. Che match, porca miseria. Adesso Slater se ne approfitta che siamo tutti a terra distrutti. How much damage did that do? A lot from the looks of it. Crushing force on that elbow drop. Going for the cover. Oh, what a save. Non finirà mai. That's what I call killing two birds with one stone. Oh, wait, nice reversal. Look at this. Looks attenzione. Like a check in the wind column. Eh no, basta. No, oh, l'ho mancato. Meno male. In the best physical condition I've ever seen him in. Dai, prendilo però. Ok. È arrivato il momento di fare qualcosa, Miracle, però, dai. Fai un tentativo della tua mossa finale, dai. Ma porca di quella merda, proprio adesso ti dovevi alzare, cioè, ma vaffan bro. Sbrigati. Bam, tutte e due li ho presi. Li ho presi tutte e due, arbitro. No, ma è 3 o no? No, non ci credo, ragazzi. Io comincio a non crederci veramente più, però. Non me lo vogliono far vincere. Non me li vogliono far vincere questi match. L'ho già capito e basta. Dove va quello lì? Niente. Man, oh man, did he take a wild swing with that one? You're right. Dai, dai, crediamoci. Ragazzi, ma che match, porca miseria. Io non... Anche se lo perdo, però è stato veramente entusiasmante. Peccato. Dai, Slater, alzati che poi mi devi difendere. Vai, difendimi. Slater. Siamo tutti completamente aperti. Intanto qui ribalto la mossa, ma poi mi becca Slater. È bruttissima sta situazione. Che brutta roba. Dai. Dai, 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 che ce la fai. No, 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 non ti arrendere, non ti arrendere. Non mi riesco più ad alzare, ragazzi. Come potete vedere, la barra in basso a sinistra
Se non la riempio abbastanza non mi alzo più, sono nella merda, mi alzo completamente. Dai che ho recuperato, dai. Dai Miracle. C'è ancora una piccola possibilità. Che match però ragazzi, io spero che stiate guardando e che poi me lo commentate, perché è stato qualcosa di spettacolare sto match. Dai Biff Rolandia, bravo. Ora il problema è che te la devi vedere con me. Proprio così. E adesso falla sta mossa finale Miracle, per favore finiamo, eh. Bam, mossa finale. Dai arbitro. Sì. Cazzo che match. Porca miseria ragazzi. Ok, sto guardando la chat, ragazzi. Cos'è successo? Cosa, Fletcher? Sì, io l'ho vinto, ma nel gioco l'MVP. Mamma mia, che cacchio di incontro. Sono stanchissimo, nonostante non sia... Praticamente non sono andato a fare. Poco credibile. Oh ragazzi, grazie. Finalmente vi leggo un po', dai. 18 siete. Almeno da quello che vedo io, eh. Porca miseria che match. Non è probabile. Ah, è stato veramente importante, dai. È stato un match importante. Eccolo qua. The Demon, Miracle Man. Triple threat match. What a performance. That's a big win right there. Anytime you pin another WWE competitor's shoulder to the mat for the three count, you should be proud. Well, that was indeed a great match. And I think it's worth emphasizing how huge this victory is. Allora ragazzi, aspettate un attimo che vado a recuperare una cosa, aspettate, intanto andiamo avanti. Perfetto, dai. Ma infatti ragazzi stavo perdendo effettivamente, perché non ero proprio, continuavo a ribaltarmi le situazioni. Però vabbè. E beh, sei salito di posizione ragazzi, eh? Attenzione perché sono primo. Posso sfidare Kevin Owens probabilmente adesso. Attenzione, eh? Vediamo chi sono i vari. Vediamo un po', dai. Allora, NXT Championship è in questo momento Kevin Owens. Poi John Cena, United States Championship. Intercontinental Champions è Rayback. The Prime Time. Ma per favore. Veramente. Vabbè. Ancora, che palle. Basta. Seth Rollins ancora. Va bene. Grandissimi, vediamo. Attenzione ragazzi, Kevin Owens contro Bo Dallas. Vediamo un po' cosa succede. Perché questo è un match
dove potrei interferire. Vediamo un po'. Ecco qua l'inizio del match. Questo è il match del tuo rivale. Puoi assistervi o saltarlo. Puoi saltarlo premendo Option e poi selezionando esci dal menu di pausa. They're struggling for control right now. Beh, effettivamente cosa mi interessa a me di vederlo tutto, ecco. Il fatto è che probabilmente te lo fa cioè facevano vedere il match proprio perché forse. The rivalry between these Attenzione, two eccolo seems qua. to be Attenzione, escalating more ragazzi. by the day. Yeah, these two Lo sto provocando, lui è sceso dal ring e sta step venendo verso di me. If he doesn't want to get hurt. And now a whole army e vieni, Kevin, wait. Oh, che cazzo? Non mi tenete. Security, we may sta need arrivando. The National Guard. Oh, mi ha tirato una cartella. Spam! Attenzione agli schiaffi. Oh, e beh? Bene, si è terminato così. Strano, vabbè. Probabilmente siamo vicini al match per la cintura, ragazzi, eh. Non vorrei dire Superstars, ragazzi. Ok, c'è il match, però non per la cintura, probabilmente. Forse nella prossima pay-per-view ci sfidiamo per la cintura. Allora, aspettate un attimo che vedo se riesco a mettere in carica il tablet. Ma nel senso che sta andando? Facciamo un tentativo, però boh. Non penso di averlo messo in carica, quindi si scaricherà, però il fatto è che non ho la corrente vicina, mannaggia la miseriaccia porca. Cioè, nel senso, ragazzi, non ci arriva il cavo praticamente, quindi potrebbe spegnersi da un momento all'altro. No, ragazzi, se vi crasha o se vi va in caricamento, fate aggiorna la pagina e dovrebbe andare tutto bene, ragazzi, eh? Fate l'aggiornamento della pagina. Allora ragazzi, io spero veramente, perché domani è domenica, di riuscire a editare. Una volta che riesco ad editare, escono tutti, perché è già pronto il Dark Souls, il secondo episodio, devo solo finirlo di editare. È già pronto NBA, devo solo finirlo di editare. È già pronto Madden, devo finirlo di editare. Quindi spero domani che è domenica, magari di mattina mi metto lì e cerco di fare il possibile, diciamo. Devo fare anche però un cacchio di tentativo di collegare sto cacchio di tablet, se no siamo tutti nella merda. Intanto contro Kevin Owens. Match is Oh! underway. Oh, watch it! Ebbè! Oh! Questa è una rivalità incredibile, ragazzi. Ci andiamo a prendere a schiaffi giù dal ring, dai. Questa è una rivalità coi controcoglions. Sba, ti sta bene, Kevin. Ora prendi Sba. Ma! Non si vede neanche cosa sta succedendo qui sotto, ma vi posso assicurare che ci sono botte, ecco, se è questo che volevate sapere.
Sbam! There is absolutely no wasted motion in this attack. Great move. Si è riuscito a liberare. Porca miseria. Mi libero anch'io. Quick thinking to avoid that. Merda, che match, che match. Quick reversal by Kevin Owens. Che match! Dai. Oh, out of nowhere. Come hai fatto? Hai un'agilità incredibile. And he brings the action back inside. Oh man, from è sbagliato tutto. Appena schivata. Sbam. He'll be feeling the effects of that for a while. This guy's just too strong. Attenzione, perché stiamo facendo veramente a botte qua, ragazzi. È una bella rissa questa, perché Owens in questo momento è completamente distrutto. Cosa fai? Dove vai? Ti farai, vieni qua. Ti farò l'andia. Cosa fa? Intanto guardate Miracle che si gasa e ovviamente lui mi pesta. Come al solito. Chissà perché. Oh, lasciami. Then I saw him do it. And wow, was I ever amazed. Ribaltata. Bravo. Dai, grande, dai. Apriamolo. A quick reversal by Kevin Owens. Merda. Un po' un problema adesso, vai, ce lo fa. Sbam! Oh, attenzione, perché le sta prendendo però Kevin, eh. Le sta prendendo Kevin. The moonsault's not the only move Kevin Owens will surprise you with. He's also been known to execute a flawless senton bomb from time to time. Yeah, and guys like Kevin Owens aren't usually the ones you see doing a senton bomb. That's typically reserved for the smaller guys. Ok, potrebbe essere arrivato il momento di fare una bella, bella, bella DDT. Oh, perché non me l'ha fatta fare? Che merda, quando fa così, guardate. Cosa mi significa che non me la fai fare, guarda. Ma smettila, Owens. Perché volevi che mi subito? Fai un altro tentativo perlomeno. T'ho detto. Anche tu. Va bene. Questa è una sfida incredibile. Just when you thought a power bomb couldn't get any more devastating, Kevin Owens goes and adds a twist that makes it purely lethal. Eccola lì, si è liberato. Insomma, io sono distrutto comunque. Owens deve fare veramente molto male con le sue mosse, perché il mio personaggio è veramente disintegrato. No. Qua quando lui prende piede basta, perché è veramente devastante. La forza fisica è veramente devastante. Il mio personaggio è già quasi tutto arancione. Ma con che agilità le fai queste cose, scusami? Niente, niente, non ci sono. Non ci sono, ragazzi, sto sbagliando tutti i tempismi per ribaltare la situazione. Kevin Owens' pop-up powerbomb gives him that little something extra that makes a ton of difference. Cioè, mi sta arando. Rammed into the mat from 8 feet in the air. How are you supposed to get up from that? Makes the cover. Dai, 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 dai. Adesso che sta piangendo perché non ce l'ha fatta. Rialzati. Bravo. This one's not over yet. No, bellissimo questo. Good Lord, that wasn't even dai, close. Ripiati un attimo, Miracle, per favore, perché riprenditi, respira. Toh, questa è bellina, dai. Dai che ci siamo. Servirebbe che, se riesco a sbloccare...
Kevin Owens made an impact on day one after beating CJ Parker in his debut match in NXT TakeOver. He brutally attacked unsuspecting former friend Sami Zayn just moments after winning the NXT Championship. Dai. Kevin Owens has waited 14 years for an opportunity at the big time. When Kevin, vieni su però, che devo fare sta cacchio di special. Alzati. Dai che si può fare. Kevin, alzati. Attenzione DDT, attenzione DDT. E adesso proviamo anche la mossa finale. Il pubblico si sta gasando una cifra. Andiamo, dai, 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 dai. Non sbagliare la mossa finale, Miracle, non sbagliare. Non riesco a farla da questa distanza. Porca miseria, porca. Vabbè, facciamogli questa, ok. E schienamento, dai. Non è probabile. Basta questa storia. I just can't get over the physicality of this attenzione, match. Vediamo un po'. Top. Dai, riprova Miracle, riprova, dai. Con grinta, vai. Ma perché non mi fa fare la mossa finale? Hai rotto le balle. Wow, he's still down after that. Eccola lì. Not every move is designed to get the fans off their feet. Oh. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect. Vai, è davanti, perché ti ricalci indietro? Oh! C'è il mio lottatore che è stanchissimo, non sta capendo niente. Ok. Ci riusciamo adesso a fare una mossa finale o dobbiamo sempre aspettare 10 anni? Sva, ma attenzione! Attenzione. No, ho fatto una special e non c'è cascato. La mossa finale adesso si è liberato. A questo punto non è probabile. Boom! And he gets leveled. Dai, arbitro. I think he's got it. Al 3 si è liberato. Ma io non continuo veramente a non credere a sta roba. L'ho ribaltato di sotto. Cioè veramente io comincio a non crederci veramente a sta roba. Not a lot of spring left in his step right now. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences and missing. E beh. Perché no? I like it. Let's get this thing done inside the ring. Not today, too fast. No, questa era bella, dai. That sweeps one way. Dai, Miracle, schienalo però. Can he score the pin? No, ragazzi, però ma state vedendo com'è la situazione però. Non è proprio probabile. Man, this has been a great matchup. You're right about that, Cole. Beccati questo. E già che ci sei anche questo. When this guy's on, look out. Alzati. Oh, attenzione perché ha fatto un probabilmente un cacchio di comeback. Eccola lì. Eccola lì. Come vince lui il match? Ribaltando tutte le mie mosse finali e poi rompendo le balle. Attenzione, gli ho ribaltato la mossa finale. Io ho ribaltato. Ora non devo sbagliare. Dai. Dai che abbiamo una grossa possibilità. Io ho ribaltato la mossa finale. Non ce l'avrei mai fatta. Dai. E non mi fa a me la mossa finale. No, stavolta però ti schieno, perché. Arbitro, vieni qua. E no, ma cos'è che è? A questo punto non ci credo più, però. La ribalto di nuovo, Owens. La ribalto di nuovo. E poi dimmi se non merito la vittoria di questo match. È finito, per favore. Mi fai fare la mossa finale, per favore, grazie. Niente. Arbitro.
Here's the cover. Ma dai, che palle. E il raduno, ragazzi, e magari, però sicuramente se io faccio il raduno venite in 5. E voi direte, sì, però saremo 5 persone felici. Attenzione, attenzione, vieni qua, mossa finale, mossa finale, dai, dai, schienalo, arbitro. Dai, dai, ci sono buone possibilità di vincere il titolo. E vabbè, siete in due, dai. No, viene anche Fletcher, sicuro che è un fan accanito. Check out what happened during this match. Oh, grande situazione però, ragazzi. Comunque non vinte parecchio. C'ho anche un po' di allergia, porca miseria. Però siete... Quanti siete? 4, 5, 6... 5, dai. Contatevi e poi ditemelo. Vabbè, se arriviamo a 10 facciamo, vi faccio fare, io sto fuori dal campo perché non ce la faccio più, ma voi fate un 5 contro 5 a basket, dai. Grande vittoria qui, eh. E questa è una grande vittoria. Ok, ragazzi, per il raduno ci penseremo più avanti. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. The authority has been very active lately. Do you have any thoughts on them? E che ne so, The Authority è stata molto attiva ultimamente. Che cosa hai da dire in proposito? Dai ragazzi, rispondete voi, dai. L'Authority, cosa ne pensate dell'Authority? Vi sta sulle balle? Triple H? Sua moglie? Dai, tirate fuori la risposta voi, dai. Io intanto attendo, eh. Fighissima però sta situazione. Ma come vai a favore? Cioè loro in teoria sono i cattivi, scusate. In teoria. A favore magari più avanti. Pff. Ok, la voglio fuori. Ragazzi, ho visto già che la maggioranza la vogliono fuori, quindi... Ok, dai, la maggior parte ormai ha detto fuori, ok. La voglio fuori. I hate them. They la odio, non è un covo di opportunisti traditori. Non è che è un covo, scusate. Farò la mia parte per farla cacciare dalla WWE. Puoi scommetterci, il resto delle autorità sarà solo un ricordo grazie a me. Is going to come to an end by my hands. Vediamo un po'. There you have it. Back to you, Cole. A te la linea, Cole. Come il Napoli ha perso? Ma l'Inter ha vinto, cioè ha giocato bene o è stato un match a dir poco spregevole? Oh ragazzi, sta allergia però mi sta devastando. Prima o poi dovrò cercare un fazzoletto. Oh, Fletcher e Matsujodo Nators, come vi sentite a vedere il vostro nome che gira in alto?
Il primo gol dubbio. Vabbè, ma tanto alla fine le altre squadre non ladrano mai, ragazzi. Non vi preoccupate che le altre squadre non ladrano mai. E quindi. Ok, quindi abbiamo vinto questo match. Contro Kevin Owens, quindi c'è una buona possibilità adesso. Match per il titolo, ragazzi. Match per il titolo contro Kevin Owens. Allora, per prima cosa direi di andare sul personaggio e migliorarlo un po'. Attributi. Cosa facciamo? Potenza delle braccia, probabilmente, perché comunque usando. No, forse la potenza delle prese. Forza. Influisce sul peso che la superstar può sollevare. No. Potete influire sulla quantità di danni inflitti attaccando con le braccia. No, nelle prese voglio fare più. Attacco prese, questo. Attacco prese influisce sulla quantità di danni inflitti attaccando con le prese. Ok. Quanto ci vuole per aumentarlo? 355. Ma porca merda, cioè. Non è probabile sta cosa, però veramente pochi punti danno qui sto gioco, eh. Facciamo più danni col contrattacco, vediamo un po'. Sì, ma non è possibile, però. Troppi pochi punti danno. Ho fatto un casino di match. E va bene, dai. Usiamoli tutti qua. In attacco presa, che devo fare? Ma sono le cose che si fanno di più le prese, quindi. Vabbè, però danno veramente pochi punti, ragazzi. Porca miseria. Cos'è quel pop lì? Ah, la popolarità. Va bene, dai. Andiamo contro Kevin Owens. Il match per il titolo, ragazzi. Sì, praticamente ragazzi non posso far vedere gli ingressi delle superstar perché è dal copyright, quindi anche se faccio sentire le canzoni del gioco esce fuori il copyright, quindi non posso ragazzi, eh. Per quello non si vedono le canzoni. Allora, praticamente avevo detto che la live finisce quando comincio a sbadigliare, che ho sonno. Quindi, in teoria, penso se a voi va bene. Le 11:30, dai, perché anche voi comunque sarete stanchi. Ditemi voi, cioè, fate un po' un sondaggino. Facciamo il match per il titolo, ragazzi. Dopo, allora, se vinco il titolo adesso contro Kevin Owens, tolgo la maschera, quindi lotterò senza maschera, e metto i pantaloni, quindi tolgo anche le mutandozze. E se vinco questo match. Però è un match per il titolo, porca miseria. Il primo match per il titolo della storia di Ale Miracle. Cambiamogli qualcosa, dai. Aspetto. Però, ragazzi, sapete qual è la scocciatura di sto gioco? Che ogni volta per modificare i vestiti e cose varie ci mette 7 mesi. Per questo lo volevo fare. E ragazzi, io sono tornato dal lavoro alle 9. No, scusate, le 8:30. La mia moglie probabilmente sta già dormendo. Ma lo sapevo già, perché mi sta ridicendo tutta sta roba? Finiti di rompere le balle. Ok. Allora, viso, corpo, quello lì l'ingresso, quello lì ok. Cambiamo magari i colori, giusto perché comunque è il match per il titolo, quindi cambiamo un po' i colori. Allora, abbigliamento. Entrambe. Calzoncini. Ma dai, non rompere ancora questa storia. Colore. Figata.
C'è uno giallo? Giallo. Dai, facciamo qualcosa di oro, che bella vittoria. La cintura oro, dai. Vediamo se mi fa fare anche la... Non voglio fare troppo però, ragazzi, non volevo colorarlo troppo perché comunque sia un personaggio un po' oscuro. Quindi mettiamogli un po' di giallo, ma senza esagerare. Vediamo cosa cambia qua, scusate. Che figo, però no, non volevo cambiare quello. Volevo cambiare solo le fiamme, eccole qua, ok? Accetta. Per questo match importante voglio mettere un po' di oro, un po' di questa cosa qui. Se riesco a cambiare anche quella fascia lì, vediamo, eh. Questo. Dai, vediamo se riesco a farlo giallo, questo che deve essere figo. Spettacolo. Dai, ragazzi, andiamo così, dai. Andiamoci sul pesante. Andiamo giù così. Minchia che figo. Dai. Fa niente, ragazzi. So che si può migliorare, poi lo faremo più avanti. Poi magari userò il rosso, farò tutti i pantaloni rossi, ce ne freghiamo. Però per questo match qui usiamo questi colori, dai. Pesante, Miracle Man, con l'oro per cercare di strappare. Anche perché poi, ragazzi, il titolo NXT è giallo. Cioè, diciamo, i colori dell'NXT sono nero e giallo. Quindi se vado a Raw, a parte che non è più diviso Raw e SmackDown, ragazzi, ma sapete che io non l'ho mai capita sta cacchio di cosa? Sì, ci sono tutti che dicono che vince il titolo Golden State, ma se va in finale contro San Antonio... Giusto, può andare in finale contro San Antonio. Ok. Match per il titolo. Coming up next is the match. Attenzione, c'è pure la spiegazione. WWE superstars locked in an intense battle. The conclusion of this battle happens tonight. Allora, io le entrate le faccio, però se sento la musica schippo. In teoria dovrei aver tolto le canzoni, quindi in teoria non dovrebbero sentirsi. Oh, Flasher, prova da PlayStation 4, scusi, come hai fatto l'altra sera. The following contest is scheduled for... Ecco qui la gnoccolona che si prepara a far entrare i lottatori. Match per il titolo, ragazzi, sicuramente lo perdo, figura di merda. Allora, in teoria ho tolto le musiche, quindi ci guardiamo un po' l'ingresso e poi... Eccolo qua, Miracle Man. Senza musica, perché sennò mi rompono le balle col copyright. Eccolo qui, Miracle Man, prontissimo a questo match, dove ha dichiarato, ragazzi, ha dichiarato che se vincerà il titolo NXT toglierà la maschera. Eh sì, ragazzi. Oh, intanto che entrano i lottatori mi vado a soffiare il naso, che c'ho l'allergia.
Eccolo qua, Miracle Man. Attenzione perché sta entrando Kevin Owens. E infatti in teoria dovrebbe essere già partita la musica. Le ho tolte, quindi meno male. Eccolo qui con la cintura. Attenzione ragazzi. Allora, secondo voi chi vince? Perché può essere anche che il gioco aumenti un attimo la difficoltà per farmi perdere subito il primo match. Beh, questo non lo sapremo mai. Potrebbe essere anche di no, dai. Lo so, però la vedo difficile, perché secondo me quando c'è in pari la cintura il computer, cioè nel senso la CPU diventa un pelino più forte. Penso, poi non lo so. Intanto guardate come sta Miracle col giallo della NXT. In un ring con le corde gialle, quindi nero e giallo, Miracle fa questo tentativo. E se vince, toglierà la maschera. Ecco che inizia. Che figo giallo, però, ragazzi. Dite qualcosa. Dai. Ecco che subito mi sta aprendo. Primo match per il titolo per Miracle. The Demon. Che se vince, ragazzi, cambierà completamente look, perché togliendo la maschera e mettendo i pantaloni lunghi cambia parecchio. Bam. Si è liberato. Anch'io però, dai. Così. Si è liberato, eccola lì. Owens, nonostante il fisico così da ciambellina, però riesce ad essere veramente agilissimo anche nella realtà, ragazzi, non sto dicendo solo nel gioco. Dai, sbrigati Owens. Bam. È una bella sfida finora, un po' alla pari. E magari una live di 24 ore, ragazzi. Quando, se vado in serie, dai. Just by looking at Kevin Owens, I wouldn't think he'd be the type of superstar to pull off a moonsault. Then I saw him do it. And wow, was I ever amazed. No, merda. There may be no stopping him. No, questa è una delle mie mosse preferite, l'ho sbagliato. Merda. Che potenza, Kevin, stai tranquillo un attimo. Lasciami, che è incazzato perché ha perso l'altro match contro di me ed è incazzato. Ha paura di perdere la cintura. Altro ribaltone di Miracle. Owens in difficoltà adesso. Bam. Match per il titolo, ragazzi. Non va bene, non va bene. Toh. Dai. My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. Devo cercare. Lo sapevo io che si liberava, cazzo. Lo sapevo. Ma pensa a te, pensa. Oh! Dai, dai, dai. No, dovevi lanciarti, ti farà. Intanto mi gaso un po'. Guardate Miracle che si gasa. Bulldog.
È arrivato il momento di fare qualcosa di ingombrante, Miracle. Eccola lì che ti fai sempre ribaltare come un pifferaio magico. Va bene, grazie. Ma mi ha distrutto praticamente. Match per il titolo. No, mi ha aperto. Ma dov'è che mi ha buttato? Ma non è possibile. Ma come ha fatto a buttarmi lì dall'altra parte del ring, ragazzi? Questo è da vedere nei replay. Beccati questo. Spam! Ti è piaciuto? Perché non fa la... non fa nessuna mossa? Vedete che non mi piace a me sta roba, perché secondo me dovrebbe fare la mossa. Eccola lì, lo sapevo che mi avrebbe fregato. Miracle, alzati però. Miracle, l'arbitro ha detto 8. Dai, sali su. Bam! Ti piace? Dai ragazzi, ma che sta andando, non sta andando malissimo. Dai Kevin, alzati. Attenzione DDT. Attenzione, vai Miracle, dai. Mossa finale. No, avevo il titolo in mano. Sì, sì, comprano lo shop, ragazzi. Poco, poco, perché ovviamente non è una cosa. Però i cappellini soprattutto sono andati di brutto. Quelli con la di brutto, ragazzi. Sempre poche le vendite, non è che... Non voglio rischiare che però lui schiva questa mossa, perché sennò sono nella merda io. Meno male che non l'ha schivata. Faccio un po' il pirla, eccolo qua. Il mio youtuber preferito è Sabaku no Maiku. E no, cazzarola. Ogni tanto riesco a leggervi la chat e cerco di rispondere, ragazzi. Merda, che culo. Comunque non so chi di voi, ragazzi, quando... No, non sta laggando, ragazzi. Sì, beh, ogni tanto sì, perché è normale, perché ogni tanto è la mia linea. No, merda. You know, I've heard Kevin Owens tell people to trust him on more than one occasion. To be honest with you, I'd shake hands with him, but I'd count my fingers afterwards. Non va bene sta roba. Oh, mi sono liberato, meno male. We're looking at complete domination here. Somebody's gonna get hurt in this match. Nobody home there. Nobody home? Cole, that looked like the house has been empty for months. Non va bene così però. Adesso questo c'ha pure la mossa finale. E lo sapevo io. Ribaltata la mossa finale. Di Kevin Owens. È successo anche nell'ultimo match tra di noi. Ribaltata la mossa finale di Kevin Owens. Adesso mi vado a piazzare per la mia mossa finale. Miracle, non si arrampica. No, no, ormai è troppo tardi. Scendi, va. Ah! Ah, perché no? Perché no? Dai, sali, Miracle. Sali. Perché non mi fa fare la mossa finale, ma vaffan bro. Eccola lì. Ma non è vero, l'avevo schiacciato giusto, dai, non rompo. Cazzo, mi sta distruggendo però, eh. Liberato di nuovo, dai, Miracle, alzati. Dai che è il match per il titolo, non puoi farti fregare così. A parte che ce le stiamo dando abbastanza, quindi anche se perdo comunque onore a Kevin Owens. Intanto qua ho fatto una grandissima cazzata. Ho fatto una grandissima cazzata qua.
Dai, miracle, 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 dai. The more punishment he takes, the slower and slower he is getting back to his feet. He might be trying to take out the leg here. Ouch! How's that for putting an opponent in a bad way? You have to be careful every second you're in that ring. Ribaltato. E vabbè. Ci sta, ci sta, ha vinto praticamente lui, mi sa. Ha vinto lui. Un po' devastato anche lui perché sarà stanco, però ho la sensazione che abbia vinto lui praticamente. Infatti, oh, riesco a liberarmi in una situazione di merda, era strettissima la linea per liberarsi, Però vedo che non si alza sto bifferaio di mira. Con attenzione perché riesco a liberarmi in qualche modo. E vabbè, troppo lento. Sono ancora troppo lento comunque. Eccola lì. Non ho nemmeno nessuna possibilità di ribaltare, ragazzi. Basta, ho perso. E vabbè, dai, il primo tentativo per vincere il titolo è andato a vuoto. E vabbè. Mi sono liberato, era strettissima. Era strettissima. Sono riuscito a liberarmi lo stesso. Owens adesso sarà incazzatissimo, però. Ma riesco a ribaltare nuovamente la situazione, a fare questa mossa. Attenzione, dai. Dai che atterra, dai che non ce la fa più. Miracle sali. Miracle, sta cacchio di mossa finale, ma la riesce a fare o no? Sbam! Arbitro, vieni qua. Non è possibile. Non è possibile. Ma perché adesso io ci ho messo 7... No, non va bene però, dai, mica. Cioè, l'ho schienato io e ci ho messo 18 ore a rialzarmi perché ero stanco. Stavolta niente, ragazzi. Sono distrutto praticamente. Ma come ho fatto? Come ho fatto? Era strettissima. Ma come ho fatto? Non è possibile sta roba. Sicuramente adesso biara perché non ho più forze. Però ragazzi, gli ho ribaltato ancora lo schienamento. È indecente questa situazione. I can't believe everything that's transpired. E gli ribalto anche questa con tutte le probabilità. Attenzione. Oh, attenzione. Dai, Miracle, dai però. Ci riesci a fare qualcosa di veramente improbabile, per favore. No, non ce la fai. Dai, scendi, scendi. Non facciamo cazzate adesso. Così. Ragazzi, gli ho ribaltato veramente lo schienamento all'ultimo. Però non capisco perché non mi fa fare più mosse finali. Cos'è? Non ho abbastanza energia, forse. Eccola lì che si è ribaltato di nuovo. Ma io veramente non... Non ci arrivo io a sta cosa, veramente. Toh, ho ribaltato anch'io, dai. Che match, che match. Per il titolo. Sbam, però adesso sono stanchissimo e non riesco a fargli niente. Perfetta sta roba. Good night. Oh, that was a hard shot. What a strike. Oh, what a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those. E devo continuare a randellarlo perché sennò veramente lui poi ha via libera. Attenzione, vediamo cosa riesco a fare. Sono veramente distrutto, ma ci provo ugualmente. Non è neanche lontanissimo. Dai che ce la fai. Ma non è possibile. No, io non ci credo. Eccola lì. Non è possibile. Non è possibile. Ci ho provato in tutti i modi, ragazzi. Ho schivato tutti gli schienamenti possibili. Eccola lì. Ce l'ho fatta al 3! Al 3! No, non è possibile, ragazzi, che match. Non lo so se state guardando, ma ragazzi, se non state guardando vi state perdendo veramente cose incredibili. E non è probabile, però che pa... Toh! Vacci tu nell'angolo. E non è probabile, dai. È tutto un batti e ribatti, cacchio, ragazzi. Beccati questo, Kevin. Dai, Miracle, vai, però. Dai, Miracle, vai, però.
dai, provaci. Provaci. Mossa finale, ragazzi, per il titolo. Per il titolo. Ce l'ha fatta di nuovo. Cioè Miracle è devastato, per secondo me, perché sarà incazzato nero, ragazzi. Dai, riprovaci Miracle, non ti arrendere. Owens è distrutto. Se riesco a fare un'altra mossa finale, è la seconda in pochissimo tempo. Non può resistere di nuovo, ragazzi, dai. Vincitore dell'NXT Champion. No ragazzi, però è stato un match veramente difficile, le ho ribaltate di tutti i colori, anche gli schienamenti ragazzi, gli schienamenti dove c'era proprio una striscina piccolina per ribaltare la situazione, è stato veramente bello. È stato veramente bello ragazzi, non ce n'è. Non ce n'è. E quindi ora devo togliere la maschera e mettere i pantaloni. Check out what happened during this match. Secondo voi che colore potrebbe essere il colore dominante dei vestiti di Miracle a questo punto? Oh ragazzi, vi state guardando la vittoria in diretta. In live. E domani 4 video magari. A sto punto ragazzi, ho visto che alcuni di voi, poi non so se siete qua o altri, sono andati nel canale di Mike Shosha a dirgli che, cioè comunque a dire che a fare NBA c'è Ale Miracle, così vi ringrazio tantissimo ragazzi, perché comunque è stato un bel gesto da parte vostra questo, e vi ringrazio veramente tantissimo. Campione NXT ragazzi. Nascita di un campione, eccoli il trofeo. E adesso si punta a Raw e SmackDown. Intanto credo che Kevin Owens sia incazzato come una iena. E va bene lo stesso. Il migliore di sempre, ragazzi, 5 stelle piene, è stato un match incredibile. Ho ribaltato veramente di tutto. No, non che sono meglio di lui, ma nel senso che siccome alcuni avevano detto cacchio, il primo in Italia che fa NBA, no. Un attimo, io ho iniziato a registrare agli inizi del 2K14 e allora qualcuno ha incominciato a dire questa cosa qua, e magari ragazzi ci si fa anche una partita con Mike, non si sa, magari, però non lo... lui ha molti più iscritti di me, quindi non è assolutamente fattibile la cosa, però non facciamoci caso a queste cose. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. Grazie, ragazzi. What does it mean to you to pick up that championship tonight? Ah, grazie, LeBron. Intanto non ho visto che cacchio mi ha chiesto René. Cosa significa per te ottenere questo titolo stasera? Ho una solida etica del lavoro. Chi osa sfidare il campione? Ve l'avevo detto che il futuro sono io. Questa è la mia era. Ragazzi, sono indeciso tra ve lo avevo detto che il futuro sono io e questa è la mia era. Sì, effettivamente potrei fare, dopo che tolgo la maschera, potrei comunque tenere il giallo che ha portato fortuna e fare dei pantaloni completamente gialli e neri, tipo Borussia Dortmund, poi vediamo. Grazie Remicon. Come siete carini. Questa è la mia era. È pesante. È vero. Potrebbe essere più... È vero, dai. Questa è l'era della Miracle Nation. Vai. This has been a long time coming. I knew I had it in me to be the champ. Tonight begins a new era. My era. And in my era, I'm repping this championship for the WWE Universe. This is their title as much as it is mine.
Il fatto è che ragazzi mi è andata molto di culo contro Kevin Owens e quindi al primo match dove dovrò, diciamo, mettere in palio il titolo, ogni tanto fanno vedere anche delle belle ragazze, il match dove metto in palio il titolo ragazzi la vedo veramente grigia. No, in questo momento no, ragazzi, non sto vedendo i playoff. Mi dispiace un pochino perché ho veramente pochissimo tempo. Benvenuto nel roster principale? Ma sono entrato a Raw? Ciao Giovanni. Paige è Paige, però. Vi ripeto, non ho letto i commenti di prima, ragazzi. Non ho letto i commenti di prima che vi avevo detto una cosa. Nonostante sia cattiva, a me piace un casino Charlotte. È veramente una gran bella donna. Ci siamo capiti. A voi invece? Dai, su. Non fate i pifferai. Che avete delle lottatrici preferite? No, io sinceramente, in quanto a gnoccolaggine, secondo me Charlotte, nonostante sia cattiva, sì, cattiva, cattiva, io tifo per lei. Comunque è heel probabilmente, quindi non è face. Però io tifo per lei lo stesso perché è troppo gnocca. Poi c'è Sasha Banks che mi piace un casino perché è simpaticissima. E basta. No, Charlotte, ragazzi, è clamorosa, cioè proprio una gnocca impareggiabile. Però. Sì, anche Paige mi piace molto, però l'ho vista veramente poco lottare ultimamente, quindi. Sono salito di posizione perché, eccolo lì, ragazzi, il campione in assoluto. Ok, quindi avevamo detto che Miracle, una volta vinto il titolo, toglie la maschera e toglie anche le mutande e mette i pantaloni, quindi dovrò fare un attimo un cambio di look. E mantenere il giallo, quindi ci saranno i pantaloni completamente gialli. Mantenere il giallo e il nero che ha portato fortuna. Intanto ho sbloccato il set di mosse di Kevin Owens. I tuoi rapporti, set di mosse di Tyler Breeze anche, ragazzi. I tuoi rapporti con Kevin Owens sono migliorati. Non sei più in rivalità con Kevin Owens, ok. Quindi non ho né un rivale e neanche un partner, anche perché Rusev non è sicuramente uno dei lottatori che voglio come alleato. Ho un match non per il titolo contro l'altro demone, Finn Balor. Comunque, parlando male dell'Authority, non ho più possibilità di parlarci per adesso. Intanto sono il campione. Ok, ho guadagnato pochissimi PA, ragazzi. Io non capisco perché mi fanno guadagnare così pochi PA. Perché come faccio a potenziare il personaggio se guadagno così poco? Vabbè, va. La gnoccolagine, ragazzi, la gnoccolagine. Che okay, poi potresti anche fare degli hashtag con le parole inventate da lei Miracolo. Anche nei video su YouTube ogni tanto invento qualcosa. E la gnoccolaggine, secondo me, è un hashtag importante. E magari, però, essendo che io devo appoggiarmi a un altro sito, non posso decidere io la tipologia di maglie, ragazzi. Ma non so, adesso vediamo se posso decidere realmente perché titolo lottare. Non ho capito, sinceramente. Sì, il prossimo video di NBA è commentato in diretta, ragazzi, sì. La gnocca ingombrante. E a parte che vogliamo Charlotte sotto le coperte, ma soprattutto perché Charlotte non è presente nel gioco? Cioè, io anche questa cosa qui potrebbero fare degli aggiornamenti e aggiungere le superstar mancanti, invece.
Comunque sarebbe anche carino fare una sfida con Mike Shosha. Con le squadre normali, nel senso magari uno prende una squadra, uno un'altra e farci una sfida a basket, sarebbe una cosa carina. Allora, io direi personaggio, aspetto, e mo' gli devo togliere la maschera, chissà come, non l'ho mai visto senza maschera sinceramente, non ci sono abituato, sembrerà un pirla, però ci abitueremo. Ma a me va bene anche se mi mena, ragazzi, anche se mi picchia, però l'importante è che riesco a vederla in qualche modo. E scusate, le donne c'hanno sempre sto Brad Pitt, sto George Clooney, sto. E noi? E noi abbiamo Charlotte Page. Allora, viso, corpo, abbigliamento. Abbigliamento. Porca miseria, non so dove ho messo la maschera, ragazzi. Ma la giacca? Ha dei colori la giacca. Ma cambiato tipologia di giacca, ragazzi, eh. E ma in tutte e due dovevi cambiargliela, idiota. Ah, ok, l'ha cambiata in tutte e due. No, guardate che figo. Forse è meglio farla nera questa, però, questa parte qua. Farla tutta nera. Comunque è migliorata la giacca, perché prima era una tuta e già ora che abbiamo vinto un titolo migliora anche la giacca, eh. Sì, qua è freccia verde. No, no, meglio tutta nera, dai. Giusto per migliorare un pochino la giacca d'ingresso, diciamo. Poi. Ah, sono un pirla. La dovevo mettere solo di là. Quindi su entrambe le tenute. Tenuta ring, devo toglierla quindi. Eh sì. Tenuta ring, devo toglierla. Ok. E fin qua ci siamo. L'ho tolta, che vuoi? Ok, poi dicevamo che tolgo completamente le mutandozze. Quindi adesso dovrebbe essere nudo, eh? No, c'ha delle mutande standard. Allora, vediamo se mi dà i pantaloni. Allora, in teoria dovrebbero essere una tuta, eh? Vediamo, sentiamo che. Guarda un po' la chat. Sì, una patch che aggiunge un po' i wrestler, ragazzi. Ma come faccio il 3 maggio? Non lo so se mi ricordo, ragazzi. Magari sono in live. Sì, dai, alla Pikachu, una cosa del genere. Vediamo se c'è una tuta, però, perché vedo dei pantaloni un po' di merda. Oh, la tuta voglio, una tuta di quelle del tipo da. Cazzo ne so. Forse ho sbagliato, non dovevo andare in pantaloni. Calzamaglie. Ma non è malvagia, però. Fighissimo. Ma quanti colori ci sono? Scusate, proviamo a far così. E poi a far così. Ma ah, il contorno della cintura. Ma vediamo come sta. Bruttissimo. Bruttissimo. Servono più disegni, dai. Vediamo un po' se riesco a trovare un pantalone con più. Questo è scandaloso. Dai, fa cagare sto qua, scusate, aspetta. Ma non mi piace per niente. Proviamolo. Che brutta roba. No, 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 no. No, 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 no.
Proviamo questo. Sembrano... Non sembrano malvagi, eh. Cazzarola la pemaia. Dai, è scandaloso così, ragazzi. Non riesco a trovare dei pantaloni degni. Ma... fanno tutti un po' cagare, poi ci mette 7 ore ogni volta. Ci mette 18 ore a fare un caricamento di, di una calzamaglia qua. Oh, teniamo così, vediamo se riesco ad accorciare un po' la... sì, accorciare. Cambiare un po' la colorazione della... è già così. Dai, non è malvagissimo però, ragazzi, eh. Sa di qualcosa perlomeno. Vediamo se cambiando il colore. No, tu rimani nero. E tu giallo. Proviamo così. Colore 3 cos'è? Ah, le righe. Che macello però. Era meglio che non facevo tutto sto bordello. Allora, teniamolo così, dai, magari poi lo cambiamo più avanti. Per adesso, per questi episodi, lo facciamo così. Per questo episodio, per questa live lo facciamo così. No, era il 3, il colore 3. Ok, dai. Cominciamo a farlo lottare in questo modo e vediamo un po' come sta. C'era da fare anche... perché non mi fa cambiare i guanti, le fasciature? Sicuramente un busto forse. Sì. Vediamo se a queste qui riesco a cambiare le strisce. Sì, ok. Oh, ragazzi, per adesso è così, poi magari più avanti cambio colore, vediamo un po'. Al prossimo titolo cambio colore, per adesso tengo la tenuta gialla. Ah, e devo togliere la maschera. Mi ero dimenticato di questa sfaccettatura. Devo togliere la maschera, ragazzi. Cosa sarà? Questo. Attenzione, ragazzi, sta per togliere la maschera, Miracle. Attenzione, primo strato tolto. Attenzione perché da adesso in poi non avrà più la maschera. Sta per togliere anche il secondo strato. Attenzione. Eccolo qua, Miracle Man. Che brutto. Che brutto. Era meglio con la maschera, ragazzi. Teniamolo un po' senza e vediamo com'è questo nuovo lottatore campione della NXT per adesso. Che bruttino. Sembra un po' The Miz. No, mi sta simpatico Mike. Non, assolutamente no. Beh, mi piacerebbe giocare con lui. Però, ragazzi, cioè, quando c'è un'alta differenza di iscritti è un po' difficile.
Ciao, ciao a tutti ragazzi, chi non ce la fa andate pure a dormire che... Tanto tra 20 minuti è finita, ragazzi. Come sembra Icardi? A me sembra The Miz. Dai, chiudiamo a mezzanotte, dai, ragazzi. Guardate che strano, madò, sono sempre stato abituato. Ma non era meglio fare una maschera gialla, ragazzi? Pensiamoci sopra sta roba, eh. Guardate che brutto. No. Il primo match del nuovo Miracle contro Finn Balor. In versione Demon, boh, vedremo. Vai al match. Ma per giocare insieme, ragazzi, non è che ci voglia molto. Cioè, nel senso, si fa il video insieme, ci si connette insieme su PlayStation Network e si fa la partita. Cioè, non è... Sì, ragazzi, dai, 20 minuti, ecco qua. And No, there's non the sta bell. male, dai, I think ragazzi, what we can pensavo see here is a peggio. classic chess match between these guys. I mean, one that's going to take power, speed, and aggression to win. Oh, wait, nice reversal. Oh, out of nowhere. Che concentrazione di Miracleman. Però me l'ha già ribaltate due. Yep, there's the Lui di reversal by fila. Finn Balor. Like that can upset your opponent more than hurt them. As we watch Finn Balor, let's get your take on him. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. Oh, wait, nice reversal. So damaging. Devo stare concentrato perché è il primo match da campione NXT e non voglio sicuramente fare brutte figure. Finn Balor poi, o Finn Balor come lo volete chiamare, è stato campione anche per un bel po'. Quindi devo stare molto attento. E infatti vedo che ne sta ribaltando una dietro l'altra. No, la prossima live ragazzi settimana prossima. Aggiorno il calendario su Twitch, penso lunedì. No, non è probabile però. Ciao, buonanotte. Tra un quarto d'ora finisce. Questo qui è l'ultimo match, ragazzi, e poi chiudo la live. Heads for the top rope. Cosa fa? Finn Balor is just so graceful in the ring, particularly his basement drop kick in the corner. The way that he floats through the air prior to impact, Vediamo. man, it's a thing of beauty. Oh, che brutta roba! Way to take someone off their feet. You gotta be kidding me. Yeah, that was quite Aggressività the slam, incredibile da Nicole. parte di There's some Miracleman. serious power right there. Svan. That pain could be dull, achy, sharp or stabbing. This might be a case of all the above. Ma lui è I già quasi agree. mezzo Dull, distrutto, achy, però. sharp and stabbing. Here we go. Ha ribaltato. Ribaltata anch'io però. No, ho sbagliato. Che culo che non ha reagito in tempo. Guardate che figo, sembra Randy Orton in questo caso. DDT, attenzione! DDT! Attenzione che vado per la mossa finale. Miracle è diventato una stella ormai dopo la vittoria del titolo NXT. Eccolo qua, bam! Si è liberato, è normale, dai ragazzi. It's going to take more than that to keep him down tonight. We're looking at complete domination here. Magari ragazzi fare un video insieme a uno youtuber così, però credo che sia molto improbabile. Bam.
Finn Balor's coup de grace is quickly becoming one of my favorite signature moves in all of WWE. It's so simple, yet so effective. Poi tante volte va anche di culo, ragazzi, perché secondo me il match prima con Kevin Owens lo dovevo assolutamente perdere, ma ho avuto un culo incredibile a ribaltare gli schienamenti. Perché la striscia per salvarmi era veramente piccolissima. Ho avuto culo per quello, secondo me. You can see him struggling to stand after all the damage he's taken. He may be trying to systematically chop his opponent down, starting at the bottom. King, I don't think Finn Balor's opponent share the same appreciation. Dai. Non stiamo andando male, però vedo che lui è veramente ha una buona resistenza. Il match sta andando abbastanza bene. Stiamo dimostrando comunque che... cioè, sto riuscendo comunque a dimostrare che il titolo me lo merito, ecco, non... Anche se ripeto, ragazzi, secondo me con Kevin Owens è andato un po' di più. Bella questa. No, è scappato. Vieni su, non fare più. Bam! Distrutto completamente Finn Balor. Man, oh man, did he take a wild swing with that one? You're right. That was wild indeed. Good thing we're over here. Spam, attenzione, attenzione, mi pavoneggio un attimo, giusto per caricare ancora un po' l'energia. Come lo vedete senza maschera, ragazzi? Soprattutto quando si pavoneggia sembra un po' Randy Orton, perché fa quel sorrisino un po' beffardo. Potrebbe diventare anche heel, dirà con me. Oh, attenzione. Arbitro. Non è probabile però ogni volta. Devo potenziare le mosse finali. Well, that's just not enough to get the job done. Can you believe the endurance of this guy? Can you believe what he's withstood here tonight? Making it look easy. It only takes a couple of those to ribalta questa, Finn Balor. Ribalta questa. Spam! He's out. It hurts just watching it again. Ouch. Will this be it? I think he's got it. One, two, three. He did it. What a huge primo match dopo la vittoria delle NXT Champions. Championship, scusate. Highlights here. Let's check them out. E prima vittoria. Dai, ragazzi, abbiamo fatto anche una bella live perché è durata 2 minuti e 5 senza interruzioni. Ho anche avuto la possibilità di far scorrere i nomi di coloro che hanno già supportato Miracle, che sono Matsu Joe 88, che stanno scorrendo in alto, e Fletcher, ragazzi, che credo che ormai lo conoscete, è un fan accanitissimo Fletcher, e Fletcher 20.000, che sono stati i primi a fare le donation, a supportare questa cosa, ragazzi. Ringrazio loro e ringrazio tutti voi di avermi seguito finora. Ovviamente, ragazzi, sono cose che sono donazioni, nel senso che è un supporto e io li riutilizzerò comunque sempre per migliorare le mie attrezzature, quindi non è assolutamente una cosa che dovete fare per forza, ecco, cioè nel senso, anzi, pensateci sempre mille volte prima di fare una cosa del genere. È andato bene il nuovo Miracle Man, dai, cioè lo vedo abbastanza casatino così da Ape Maia. Eccolo qui, probabilmente più avanti diventerà anche cattivo, si farà anche un tatuaggio, vedremo un po'. Però lo vedo abbastanza bene e penso che potrà lottare molto presto per titoli più ambiziosi, direi. E comunque adesso da quello che sto notando... Adesso vediamo, perché se non ho visto male c'è un cambiamento anche nei guadagni, eh? Eccolo qua. Cosa succede? Cosa succede? Attenzione, ragazzi, Triple H.
It looks like Triple H has taken notice of him lately. How can you not? He's a top superstar on NXT. He's going to do big things. Che figo, really, guardate che figo che è. Triple H mi ha notato, ragazzi. Vedremo un po' cosa succederà. Mica mi piace un casino sta roba. Non vedo l'ora di ricominciare la carriera settimana prossima su Twitch, ragazzi, perché secondo me ne vedremo delle belle adesso, da adesso in poi. Comunque questa live qui probabilmente la carico anche su YouTube perché è andata abbastanza bene, quindi non dovrebbero esserci problemi, quindi questo video qui lo carico nella playlist della carriera su WWE 2K16. Ottimo, ragazzi. Allora, volevo vedere un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Volevo vedere una cosa perché credo che siano cambiati i guadagni. Quindi adesso che, molto probabilmente, dico, adesso che sono passato un po' tra i grandi, no, Itami basta, non ho mai vinto contro di lui, che palle. Adesso che sono passato tra i grandi, infatti, ragazzi, guardate quanti PA e quanti VC ho guadagnato. Prima guadagnavo 1500 VC a match, adesso 2500. E i PA prima ne guadagnavo veramente pochissimi e adesso ne ho guadagnati una cifra. Quindi probabilmente dovevo soltanto migliorare un po' la situazione del lottatore per poter guadagnare qualcosina in più. Comunque. Grazie a tutti ragazzi, è stata una grandissima live questa, 2 ore, siamo arrivati al titolo NXT finalmente, è stata una figata, spero che nella prossima live anche riusciamo a vedere un po' cosa vuole Triple H e in più nelle prossime live dobbiamo assolutamente salire la graduatoria anche sul baseball ragazzi, perché l'obiettivo è salire di categoria, per adesso sono ancora nella categoria più bassa con i Rubber Ducks, spero di passare poi ai Clippers e poi alla squadra più alta della franchigia, che sono i Cleveland Indians, sempre che non mi scambino, E invece qui cercheremo di puntare a una delle cinture. Grazie a tutti ragazzi, siete stati veramente ingombrantissimi, come al solito. Ci vediamo nelle prossime live e spero già domani di piazzare qualche video su YouTube, dai. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie ragazzi. Buonanotte.